dopo lo studio. Allora, se qui sono le ragazze e Popon, questo qui è il cameraman, addetto alla camera. Questo qui è lo zoom per mettere a fuoco. Ecco, se qui altre ragazze e Popon. Questo qui è il giraffiere, addetto alla giraffa. E serve per prendere tante voci. E anche munito di telefono. Questo qui è il microfonista, questa qui è un'altra telecamera. Poi queste qui sono le ballerine di Russell. Ecco il nostro Russell, che ride sempre a 32 denti. Poi le nostre due sorelle Boccoli, molto brave. Poi queste qui sono le ragazze del coro, Katia, Anna Maria, Francesca, Stefania e quell'altra non mi ricordo. Poi questa qui, ciao, no, e non ti troviamo, vabbè, questo qui è il nostro maestro Ormi, questo qui è il nostro D'Agostino, lui mostro inventoso, questa qui è la nostra Paola Fallaci, ciao, non ti devi muovere, la nostra grandissima giornalista. Poi passiamo al nostro Falcon, lui sa giocare molto bene a pallone, va bene. Poi questo qui chi è qua? Proviamo. Quali sono l'etico, Patrizio? Ma se non ti dovevi muovere. Eccoli qua. Patrizio. Questi sono tutti i compagni di scuola di Patrizio, della quinta elementare, vero? Sì, sì. Beh, di voi parleremo dopo. Adesso voi dovete fare tutta una cortesia. Venite tutti vicino a me, venite vicino a me. Visto che siete dei ragazzi belli e simpatici, no, venite vicino a me che dobbiamo fare un bel corretto. Mettetevi un po' da un lato, un po' dall'altro, un po' dall'altro, un po' dall'altro. Patrizio, tu fai il comandante, perché voglio fare una cosa carina, così tutti a casa imparano che il vero tifo si dovrebbe fare così, con la pace sempre, con i bambini. Allora io mi collego con Paolo Valenti e voi fate una bella sorpresa, dite tutti insieme come si fa allo stadio. Paolo Valenti, Paolo Valenti, proviamo? Uno, due, tre. Paolo Valenti, Paolo Valenti, Paolo Valenti, Paolo Valenti, Paolo Valenti. Paolo, mi senti? Ti sento benissimo, adesso mi tocca anche a fare qualche gol, penso oggi, no? Senti questo... una cosa, però questi bravi ragazzini, è inutile chiedere per quale squadra facciano il tifo, ci hanno già le bandiere in mano. E allora facciamo un incoraggiamento al Napoli, che difende un po' insomma il nostro calcio nella Coppa dei Campioni per mercoledì. Forza Napoli! Posso fare una domanda? Certo. Ma questa Napoli bene, bene. Ma qualcuno voleva fare una domanda? Non lo so se Patrizio voleva chiederti qualcosa con Real Madrid. Il signor Vice Domini vuol fare una domanda? No, è meglio che dici Patrizio, no, Vice Domini. Ah, allora io dimmi... a te ti chiamo Paolo. Ma infatti chiamami Paolo, va. Il Napoli! Ce la fa? Cosa con Real Madrid, che sta facendo? Speriamo che ce la faccia, l'importante è che non si faccia fare un gol e poi dentro tutti, Careca, i compagni, Maradona. E tu perché tifi? Perché dici? Non lo può dire Paolo, non lo posso dire. Comunque, mercoledì. Mercoledì forza Napoli, va bene? Vabbè, e forza le altre squadre italiane nelle coppe. Dimmi Carolina. Niente, ti volevo solo dire quello che ho detto all'inizio. Il vero tifo dovrebbe essere questo negli stadi, vero Paolo? Questo dei ragazzi, ingenui, carini, senza violenza, senza niente. Ma non c'è bisogno di sottolinearlo, lo capiamo tutti. Ecco, senz'altro, e bisogna soprattutto che i ragazzi possano andare tranquilli allo stadio. Ecco, quindi niente violenze, stadi migliorati negli impianti, perché sono i ragazzi che devono fare e vedere lo sport soprattutto. Ti ringrazio della linea, presto te la restituirò. Dunque, settimana di grandi manovre nel calcio, abbiamo prima parlato della preparazione delle nostre squadre per il return match della Coppa dei Campioni e le altre coppe nel corso della settimana. Poi naturalmente ci sono state le grandi discussioni su questo inizio di campionato così sorprendente, poi magari i valori si assestano, però ecco, questa incertezza è molto bella. Cominciamo dunque a collegarci senz'altro rapidamente con i vari campi dove si comincia a giocare fra 40 minuti, perché oggi le partite cominciano alle 15.